Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Quest'oggi ragazzi miei vi farò vedere un nuovo aggiornamento scaricato da poco su Tenkaichi 4, ovvero il vero sito ufficiale. Allora, questa è la schermata, ok? Forse voi non lo noterete. Adesso vi farò vedere la differenza ragazzi. Allora, come vedete qua in alta risoluzione ci sono nuovi personaggi. Vi farò vedere anche la risoluzione della mappa e come vedete ragazzi questo è il risultato spettacolare. Forse adesso voi non vedrete tanto la differenza, ma adesso ve lo farò vedere. Eccoci qua, Duanz, Loat e ok, guardate la differenza, bam, magia e l'effetto si è attivato. E adesso questo è il nuovo, la nuova grafica di Dragon Ball. Allora, la grafica si mostra così ragazzi in altissima risoluzione. Eccolo qua ragazzi, piccolo, versione normale, orange e addirittura grande. E questi che sono i nuovi personaggi ragazzi che hanno messo: gamma 1, gamma 2 e Cell massimizzato, ovvero il gigante Cell. Adesso vi farò vedere direttamente la battaglia contro gamma. Anche i paesaggi ragazzi sono stati migliorati, non solo i personaggi. Allora, qui ho bisogno di concentrazione. Come vedete la barra ragazzi è stata anche modificata, adesso addirittura sono tutti azzurri, gli HP sono aumentati, anche il conteggio. Mamma mia che combo che mi ha fatto. Ok ragazzi, ho esagerato un po' con il livello di battaglia Z, volevo provarlo visto che mi sono allenato un pochettino. Me l'ha fatto pure il conto. No, queste schivate. Carichiamoci un po' anche noi. Il Z conto ragazzi sto migliorando a farle, perché prima non riuscivo per niente. No, si è pure schivato, no, ho pure fatto la presa. Vediamo se prende questo, va. No, ma l'ha messo dietro. L'ha preso, no, meno male. Niente, riesco a schivarlo. L'ha completamente distrutto. Ah, è finita qua ragazzi. E questo è il Gamma, il nuovo personaggio che hanno messo su Tenkaichi 4. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere direttamente come scaricare il gioco, ok? Allora intanto vi lascio tutti i link in descrizione, che troverete le texture, troverete il gioco e troverete anche l'emulatore. Allora per fare questo ragazzi, prima di tutto dovete andare su Google, basta scrivere Tenkaichi 4, poi andate nella voce Wix, cliccate qui sopra e poi andate su scarica o la collezione del primo, secondo e terzo, oppure direttamente Budokai Tenkaichi 4, andate qui e qui come vedete c'è l'ultima versione 0.13.1. Allora il mio consiglio ragazzi, come ho detto nel video dei short, di andare a scaricare la versione inglese perché ci sono suoni e voci molto più belli e chiari. Poi se volete la versione spagnola potete anche provarla, io preferisco quella inglese. E qui ci sono le fonti dove scaricarla. Fatto questo ragazzi, una volta aver scaricato la texture, l'emulatore PlayStation 2 e il gioco, andate su
andate dove avete installato l'emulatore, create una cartella texture e create una cartella games. Games dove avete scaricato il gioco lo mettete qui, e poi la texture create una cartella e mettete questo qui, che quando scaricherete uscirà questa cartella Slus 21978. C'è replay, c'è qua, ci sono tutti gli effetti introdotti nel Tenkaichi 4, sia personaggi, sia effetti, le aure. Una volta fatto tutto questo, aprite l'emulatore, poi andiamo sulla configurazione, graphic setting. Io ho impostato questi settaggi qua. Qua non è altro che aumentare la risoluzione, l'ho messo addirittura a 2K, se volete potete mettere 4K, per lo schermo 4K non ce l'ho e quindi mi sta bene 2K. Poi se vedete che nel vostro sistema, nel suo computer avete meno potenza, allora cercate di fare NetV PS2, oppure vedete voi a 720p. Poi hack qui lasciate così com'è, ovvero dovete stare attenti a queste texture, offset dovrebbe essere 448x512, che normale è standard, non dovrebbe cambiare. Poi qui lasciamo stare, non dobbiamo toccare proprio niente. E advance qui ragazzi dovete solamente mettere un flag, load texture, dove carica le texture, e fatto ciò automaticamente li prende e si attiva. Qua nella modalità render, ovvero qui sopra, io ho lasciato come Vulkan e utilizzo la scheda video RTX 3070 Ti della MSI, quindi mi trovo benissimo, si vede benissimo, non lagga, insomma va una meraviglia. Ed eccoci qua ragazzi, si è installato correttamente Dragon Ball Tenkaichi 4. Quindi ragazzi vi auguro un buon divertimento, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici, attivate la campanellina per non perdere nuovi video, e noi logicamente ci beccheremo un nuovo video su Dragon Ball Z. Non mi resta che salutarvi, ciao ragazzi e buon gioco!